Oggi trofè iatriche, due parole greche che ci ricordano Ippocrate, il cibo sia la tua medicina. Ippocrate, il grande geografo medico dell'antica Grecia, considerato da tutti il padre della medicina. Dunque, la diossina ce la ricordiamo. Per parlare di diossina, cancerogeno, per parlare di diossine nell'ambiente e anche nei cibi, con noi è ritornato Giorgio Smaldone. Benvenuto, dottor Smaldone, Buongiorno. medico veterinario, dottore di ricerca nel Dipartimento di Medicina Veterinaria nell'Università Federico II di Napoli, dove assieme all'Istituto Zooprofilattico si studiano proprio questi problemi legati alla salubrità o alla tossicità dei cibi. Dunque, la diossina, ve la ricordate, è rimasta tristemente storica per i fatti di Seveso, sì, accaduti molti anni fa, quindi i più giovani non lo sanno, non se lo ricordano, in Lombardia, dove la tetraclorodibenzodiossina, la più tossica di tutte, nel 1976 fece un disastro. Ci fu un incidente in un impianto di produzione di diserbanti, l'ICMESA, si liberò una nube letale che poi riversò i suoi effetti sul suolo. Ricordiamolo, le diossine sono cancerogene per il sangue, il fegato, la mammella, la tiroide, causano linfomi, endometriosi nelle donne, diabete, danni insomma a tutto l'organismo. Insomma, una calamità. Seveso doveva essere un allarme, un esempio per vigilare e impedire. Invece, in questo paese bellissimo che è l'Italia, c'è molta gente malvagia, avida, delinquenti, i cui istinti criminali passano sul corpo e sulla salute del genere umano. Vediamo queste immagini girate a Giugliano nel 2011. Seveso doveva bastare, invece poi ci sono stati tanti altri episodi, più famigerato, come lo vedete, nel Triangolo della Morte, Acerra, Nola, Marigliano, nella Terra dei Fuochi, un neologismo nato proprio in quegli anni, coniato da Legambiente, poi utilizzato da Roberto Saviano nel libro Gomorra. Gomorra, da cui poi è nata la serie televisiva che il 10 maggio sarà l'attesissima seconda edizione. Ma anche non è un fatto solo nostro, ecco, vedete nelle immagini, diciamo, nella computer grafica, Terra dei Fuochi è diventato un neologismo che si è allargato poi a tutta l'Italia. Vedete, non è solo un fatto campano, vedete Milano, il Veneto, Padova, anche la Sicilia. Ora questo logotipo, nato per la Campania, è diventato un problema italiano. Terra dei Fuochi, cioè luoghi inquinati dalla diossina e dai furani, sono, come vedete, anche in Lombardia, in Veneto, in Toscana, in Sardegna, in Sicilia, in Sardegna le capre, no? Le pecore, quindi la paura per il latte. E parliamo solo dei fatti noti, perché chissà cos'altro si nasconde che noi non conosciamo. Ma oggi è sempre attuale o no parlare di diossine? La risposta è sicuramente sì, anzi sappiamo tutti cos'è, però è cambiato poco in Italia, nel senso che l'inquinamento c'è ancora. E quindi sempre attenzione a quello che tocchiamo, che mangiamo e che beviamo, perché gli interrogativi su cosa è, dove è, in cosa si deposita, quanto male fa alla nostra salute, sono tutti interrogativi sospesi. Dunque, dottor Smaldone, dopo aver fatto questa premessa, ci dia un po' una foto di oggi, sua, anche degli studiosi della Federico II di Napoli, sulla situazione Terra dei Fuochi e inquinamento in Campania. Allora, buongiorno a tutti innanzitutto. Definiamo Terra dei Fuochi. Per Terra dei Fuochi, diciamo, abbiamo già detto che è un termine nato nei primi anni 2000 e identifica una zona tra i comuni, diciamo, tra le province di Napoli e la provincia di Caserta, nell'ambito di cui esistono 57 comuni. E in questa zona, diciamo, è tristemente nota, o era, meglio dire, era tristemente nota per la presenza di roghi dovuti alla presenza di discariche abusive o comunque roghi di rifiuti solidi urbani. Attualmente com'è la situazione diossina? Dobbiamo stare sicuramente tranquilli perché i risultati delle analisi condotte dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno scagionano la Campania. Infatti abbiamo il 97% del territorio della regione Campania che non è
contaminato. I colleghi dello zooprofilattico hanno condotto analisi su differenti matrici, su aria, acqua, terra e... anche gli animali? Sì, animali e prodotti di origine animale, tra cui sì. Latte, pesce, burro, miele, perché il miele è un ottimo biomonitor ambientale per, sì. Per la presenza di contaminanti. Ecco, cosa sono le diossine? Chi produce la diossina? Allora, con il termine diossina identifichiamo oltre 200 composti, oltre 200 composti della famiglia delle diossine, delle policloro di benzo diossine e dei policloro di benzo furani. Si generano da roghi diciamo dovuti sia ad attività industriali sì. o roghi comunque, la combustione, insomma. Sì, con combustione industriale, però è necessaria la presenza di atomi di cloro. Sì. Sono dei alcuni sono definiti dei cancerogeni accertati, per esempio la famosa diossina di Seveso, la tetracloro di benzodiossina, è stata considerata dallo IARC, dall'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro, come cancerogeno accertato per l'uomo. Sì. Eppure ho letto che solo il 5% della tossicità della diossina per l'uomo avviene attraverso l'aria. Sì. Cioè noi pensiamo l'aria che respiriamo, invece non è così. Non è così, perché sono composti altamente lipofili, sì. quindi si legano sia al particolato atmosferico, però giungono nel nostro corpo attraverso gli alimenti di origine animale, sì. fondamentalmente. Sì. Ecco, ho letto anche che le verdure, la frutta, noi abbiamo paura quando qualcosa, non so, una mela, un'insalata, qualcosa del genere, un prodotto della terra, arriva dal triangolo, diciamo, oppure dalla Campania a nord di Salerno. E invece è sbagliato, perché assolutamente sbagliato. Verdura e frutta sembra che abbiano una concentrazione assolutamente insignificante di diossina. Come detto, sono composti lipofili, quindi non sì. si legano ad acqua o ad altri quindi costituenti. Non idrofila ma lipofila. E comunque, che diciamo, dobbiamo ritornare a parlare della nostra Campania Felix, sì. quindi scagionare il prodotto campano. Il prodotto campano è tra i più sicuri, se non il più sicuro a livello nazionale, appunto per i controlli che si fanno sul territorio. Sì, ecco, diciamolo perché è importante, per la frutta che magari proviene da qualche zona di cui non siamo proprio molto certi, siamo un po' diffidenti, basta togliere la buccia, lavare bene il frutto e sbucciare. Sì, è comunque una pratica, come detto, sempre, legandosi sì. al particolato atmosferico e depositandosi quindi sulla superficie dell'alimento, in questo caso frutta e verdura, eliminare sicuramente la parte esterna o comunque sbucciare, lavare bene, può aiutare, può diluire la concentrazione di diossina presente sulla parte esterna del prodotto. Mentre per le verdure, ho letto, basta tenerle in acqua, anche le verdure a foglia larga, foglia rugosa, tenerle in acqua, lavarle bene e in effetti non c'è nessun rischio, nessun pericolo, insomma dobbiamo un po' sdoganare e smitizzare questo mito della frutta che se arriva da zone sospette è anch'essa inquinata, non è vero, non è così. Mentre è vero che il 90% dell'accumulo, della esposizione alla diossina avviene attraverso, come diceva lei, gli alimenti di origine animale. Con quale processo? Allora, come detto, la diossina si lega al particolato atmosferico e giunge diciamo, sul terreno, in aria e sui campi. Gli animali che si nutrono di alimento contaminato accumulano contaminanti in generale, ma nel nostro caso diossina, a livello corporeo e particolarmente nei grassi di deposito. Esempio, la bufala che mangia alimento contaminato da diossina può accumulare appunto diossina a livello del grasso corporeo e durante la lattazione questo grasso si mobilita e quindi giunge nel latte, il latte viene trasformato e giunge all'alimentazione umana, arriva quindi la diossina dall'aria alla nostra tavola fondamentalmente. Ecco, se la diossina è lipofila, intuisco che come dire, è un po' più sospetto il latte di bufala, quindi la mozzarella di bufala, allora, che non quella di mucca.
In linea teorica sì, perché il latte di bufala è più ricco di grasso rispetto al latte di vacca, però visti, cioè, l'allarme diossina nel Non latte c'è, di bufala non e c'è, nei sì. prodotti di bufala non è assolutamente fondato. Sì. Ecco, abbiamo preparato anche una specie di semaforo verde, giallo, rosso sugli alimenti che, come dire, sui quali siamo certi e su quelli invece sui quali dobbiamo stare attenti. Cominciando dal verde che si accende, il verde tutto a posto per acqua, dolci, frutta, olio di oliva, pane e pasta e verdura. Naturalmente qui dobbiamo tenere sempre presente della zona d'origine. Sì. Mangiare campano significa mangiare sano, senza problemi di contaminazione ambientale, sì, e quindi di contaminanti. Qua abbiamo detto la diossina, abbiamo ripetuto più volte, è lipofila, quindi sicuramente non si lega all'acqua, non abbiamo problemi. Dolci neanche, solo se sono dolci fatti con creme, sì, possiamo avere qualche problema in più, però una crostata di frutta sicuramente non ha problemi, che come detto, sì, sulla frutta, se lavata bene o se comunque tolta dalla buccia e se proviene da zone come la Campania sicure, sicuramente abbiamo un semaforo verde. E vediamo il giallo. Il giallo significa attenzione, certo non significa no, significa non attenzione significa no. Per alcuni prodotti di origine animale, cioè il burro, è vero, la carne. Sì, burro, carne, formaggi, frutti di mare, latte. Abbiamo un semaforo verde, come detto, è tutto legato alla zona di origine e come per tutti i contaminanti ambientali, la diossina è un POPS, quindi è un contaminante, POPS è acronimo inglese di contaminante organico persistente in ambiente. Come tutti i contaminanti dobbiamo valutarne la dose settimanale assunta, sì, quindi sì, è bene assumere in maniera adeguata sì, questi prodotti. Diciamo, non accumulare, lo abbiamo detto anche la scorsa settimana per sì, i metalli pesanti. Per i metalli pesanti, sono contaminanti che danno con il tempo una tossicità, quindi la tossicità di tipo cronica, solo nel caso di Seveso, nella disgrazia di Seveso ed in altre disgrazie dove c'è stata sì, una liberazione di diossina abbiamo una tossicità di tipo acuta, ma nei nostri casi parliamo di tossicità di tipo cronica. Sì. Ecco, insomma, come in tutti i casi dobbiamo stare attenti, dobbiamo guardare bene le etichette. Ecco, e il rosso si accende per gli organi interni, soprattutto per il fegato. Gli organi interni, fondamentalmente, organi interni di animali che si nutrono in campi. Il fegato perché? Il fegato perché? Perché il fegato, come detto anche l'altra volta, è un organo detossificatore, quindi cerca di accumula questi contaminanti e cerca di detossificarli, di smaltirli, anche sì, se con la diossina non, è molto molto difficile, perché la diossina, oltre ad esistere ad elevate temperature, è un prodotto molto molto stabile e quindi non è possibile metabolizzarla in composti non tossici. Sì.